Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Rallegriamoci tutti nel Signore, nella solennità del Serafico Padre San Francesco. Con noi gioiscono gli angeli e lodano il coro, il Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, per celebrare il patrono d'Italia, San Francesco, e da questa chiesa francescana dedicata a Sant'Antonio, fedele discepolo di San Francesco, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nel Serafico Padre Francesco, povero ed umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni fortificò il Santuario. Ai suoi tempi fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio ampio come il mare. Premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio. Come era stupendo quando si aggirava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il velo. Come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui è piena,
come il sole sfolgorante, così egli rifulse nel tempio di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte ed eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, onorato con inni celesti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, ricordiamo oggi con grande gioia San Francesco d'Assisi. La sua esperienza, un giovane come tanti giovani, figlio di Pietro di Bernardone e di Madonna Pica, di famiglia nobile, che lascia tutto. Dopo aver ascoltato per caso, entrando nella chiesetta della Porziuncola, la pagina del Vangelo: se vuoi essere perfetto, va,
vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. E Francesco d'impulso dice: questo è ciò che io desidero fermamente nel mio cuore, questo è ciò che voglio. Francesco è stato definito l'alter Christus, l'altro Gesù, perché si è assomigliato dalla nascita alla morte a Gesù. E 2 anni prima della sua morte sul Monte della Verna riceve le sacre stimmate. Guardiamo a Francesco come un vero discepolo di Gesù, che ha voluto seguire i passi di nostro Signore Gesù Cristo e si è messo al servizio dei più poveri e della Chiesa. Infatti, ricorderete che nella piccola chiesetta che ha ricostruito, San Damiano, il crocifisso gli parla e gli dice: va Francesco, ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina. E Francesco si mette a riparare quella chiesetta, ma Gesù gli chiedeva di riparare tutta la chiesa che versava in grave pericolo. Ecco, anche noi oggi dobbiamo pregare per la Chiesa, amare la Chiesa come l'ha amata San Francesco. E lui, semplicemente diacono, non ha voluto essere ordinato sacerdote, non si sentiva degno, ma lo Spirito Santo lo ha guidato per le strade che solo lui sa e ha donato a Francesco la grazia di avere subito tanti seguaci, tanti frati, tante vocazioni e anche fondando le povere dame, cioè le Clarisse e il terzo ordine francescano. Quanta grazia quando si è guidati dallo Spirito Santo, quando come Francesco portava dentro il suo cuore Gesù. L'augurio che oggi facciamo a tutti gli italiani che lo venerano come patrono è che portino sempre Gesù nel loro cuore, lo annuncino con gioia, in umiltà e sincerità di cuore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose, per noi uomini e per la nostra salvezza e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In ogni tempo Dio Padre suscita profeti e santi, riconoscenti per il dono di San Francesco
imitatore di Cristo, nella letizia e povertà evangelica, preghiamo per tutta la Chiesa, per l'Italia e per il mondo. Preghiamo dicendo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Dio di misericordia, che in San Francesco ci hai offerto un'immagine vivente del tuo Figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa perché sia annunciatrice credibile del Vangelo. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio di mansuetudine, che in San Francesco ci hai dato un modello di vita umile e povera, dona ai cristiani del nostro tempo di vivere lo spirito delle beatitudini, perché siano sale della terra e luce del mondo. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio della pace, che hai reso San Francesco un uomo dal cuore libero e grande, illumina i governanti delle nazioni perché non si lascino sedurre dalle suggestioni del potere. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Preghiamo anche per il grave incidente stradale che è successo ieri a Mestre, vicino a Venezia. Un autobus, l'incidente con 21 morti. Preghiamo anche per i bambini che sono morti e per questo grave lutto che ha colpito l'Italia. Affidiamo tutti i defunti, quanti hanno incontrato improvvisamente sorella morte, perché siano partecipi della gioia eterna. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. E per tutti i malati, i poveri, i sofferenti e quanti si raccomandano alle nostre preghiere, noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Per quanti oggi celebrano il loro onomastico, perché il Signore li benedica e li protegga, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, o Signore, queste invocazioni per intercessione di San Francesco. Fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode per Cristo nostro Signore. Amen. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. A lode e gloria del suo nome. Accogli i nostri doni, Signore, prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai innalzato San Francesco
per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo ha infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani, e insignito delle sacre stimmate lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo Signore, Dio veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle e bambini che sono morti nella strage di Mestre, nel grave incidente, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e dalle guerre. Concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Padre,
che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il fervore apostolico di San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Santa.